Questa devo assolutamente registrarla. Stavo giocando a Brawl Stars e continuo a ricevere l'invito da Samara. Io rifiuto. Raga, vi giuro, io già mi sto cagando sotto, lo so, ma continuo a spammare sempre inviti. Tra l'altro ho 11.191 trofei, ma non riesco a capire come faccio ad essere tra i miei amici. Niente, stiamo andando avanti da 10 minuti e continuo a spammare richieste. Vado ad accettare e vediamo cosa succede. Oh mio Dio, cioè praticamente Halloween col nome Samara non è che un buon segno. Ciao! Tra l'altro scritto con dei caratteri stranissimi. Sei Kazuo-san, giusto? Sì. Tu stai cercando di trollarmi, giusto? Sono sicuro che un troll, tipo qualche mio amico, adesso vuole trollarmi. Un giocatore come te non poteva di certo passare inosservato ai miei occhi. Voi sapete chi è Samara, per chi non lo sapesse... E questa qui, sì, fa molta molta paura, è abbastanza creepy, sta continuando a scrivere. Ti ho invitato perché ho voglia di giocare con te ad un gioco molto particolare, dove la posta è molto alta. Rischio qualcosa? E perché ti chiami Samara? Ha ha ha, sì, fa molto ridere. Ma com'è possibile che tutti mi fate la stessa domanda? Ma scusami, hai già fatto questo gioco con altri? Ora inizio a diventare curioso. Saranno decine, forse centinaia le persone fortunate che sono state chiamate a fare questo gioco con me. Ma aspetta, io non ho chiamato nessuno, non sono obbligato a farlo. Sono stata la leggenda di Brawl Stars per molti anni. Adoro smentire chi non mi crede. E in questo caso ho deciso di aggiungerti nella mia lista. Se rifiuti, perdi automaticamente. E vabbè, cioè, cosa posso perdere? Aspetta, cosa vuol dire questo? E fai compagnia alle persone che, perdenti, sono qui con me. Stabilisco un patto con i miei sfidanti. Se vincono, annullerò la mia maledizione. Ma se perdono, loro mi faranno compagnia e diventeranno i miei seguaci. I miei mostriciattoli. Allora, per favore, ditemi che tutto questo è un troll, vi prego. Ma chi c***o sei? Come fai ad avere la mia amicizia? Cioè, ma la smetti? Oh, ma tutti che mi trollano su Brawl Stars. Allora, appena risposto con delle censure, non so cosa abbia scritto, e poi con tanti 011011, cioè, questo dovrebbe essere il codice binario. 00101. Cioè, la roba binaria che mi ha inviato vuol dire morte. Cosa intendi per morte? Guarda che sono più furbo di te. Non serve la furbizia. Quando sarai qui con me, io ti guarderò legato alla catena e vorrai scappare ogni singolo secondo. La morte è tutto ciò che vorrai. Non mi spaventi. In cosa consiste questo patto? Un attimo solo che devo dare da mangiare scarti di animali ai miei seguaci. Sì, vabbè. Buoni topi allo spiedo. E il fortunato di oggi che si becca la mia amicizia è il carissimo Luca. Grazie mille per aver inserito il codice Kazu. Mi raccomando, se vuoi la mia amicizia, codice Kazu nel negozio. KAZU. Il patto è questo: se non supererai le 4 sfide proposte, io verrò a prenderti. Ma prima devi recitare un rito. Ok, sentiamo. Mano sinistra sul cuore, mano destra alzata e di... Queste dovrebbero essere lettere arabe, presumo. Cosa vuol dire? Qualcuno che lo traduce, per favore. E come lo dico? Non so come si pronuncia. Sta continuando ad inviare altre frasi scritte in arabo. La pronuncia è Aidekum Rumsmian Ala Ukalif Aled. Che vuol dire sta roba, raga? Ho appena provato a tradurre e vuol dire: prometto solennemente di non venire meno al patto, altrimenti questo mi porterà alla morte e alla pena eterna della mia anima. E poi ha aggiunto un'altra parola: sangue. Di nuovo sangue? Ok, quindi mano sinistra sul cuore, mano destra alzata. Sembra quasi un balletto di TikTok. Ayeduk Ramsian Ala Ukalif Aled Wa Ilafa Ina Het. Ma come faccio a pronunciare queste cose? Vabbè, io nel dubbio gli scrivo che ho fatto il rito e stiamo a posto. O almeno ci ho provato. Una goccia di sangue è scesa dal mio volto. Un altro patto è stato stabilito. Iniziamo subito con la prima sfida. Devi trovare la strada del labirinto horror. Ma attenzione, che io sarò un killer.
non dovrai farti uccidere da me. Aspettate un attimo, che è appena uscito dalla lobby e mi ha invitato. Ok, mi ha invitato in un amichevole e ha appena scritto che ho 3 possibilità. Devo assolutissimamente sfruttarle nel modo giusto. Ok, eccoci qui. Inizio a scappare. No raga, non si capisce nulla. Non si capisce nulla. E dobbiamo stare attenti perché lui potrebbe anche attaccarci. Io ovviamente ho messo Maxine perché è il brawler più veloce che ho trovato. E provo ad andare da questa. No raga, impossibile, impossibile, impossibile. Sì, labirinti sono impossibili. Sono salito, provo ad andare a destra. Il problema è che non so neanche dove si trovi l'obiettivo. Cioè non lo so. Provo ad andare a vuoto nella speranza. Mio Dio, cioè ha messo anche la mappa, quella lì di Mortis. A te, ma lui... Ho subito trovato! Non ci credo! Che fortuna! Ho trovato la fine del labirinto! Che fortuna! Andiamo subitissimo a trovare la mia amica Samara. Beh, gliel'ho detto che io sono furbo. Mi dispiace Samara, ma ti è andata male stavolta. Il problema è che non la riesco più a trovare... Ok, si è fatta killare dalla nube. Ci sono riuscito al primo tentativo. Ah, bene. Quasi tutti gli sfidanti hanno superato questo livello. Ad esempio, l'unico che è riuscito ad arrivare all'ultimo è Thomas. E chi è sto Thomas? È il mio preferito. È quello che ha fatto il gioco prima di te. Si deve ancora ambientare, ma sono sicura che mi darà grandi soddisfazioni. Sì, dai, bando alle ciance, passiamo al prossimo. Ora devi risolvere un escape room. Devi uscire dal quadrato. No super che volano o distruggono. No gadget, no super che saltano. E ho 4 possibilità. Alla seconda e alla terza avrò un indizio. Sono pronto. Anche io davvero L. Che vuol dire sta L? Ed eccoci qui. Allora, no raga, non ci sto capendo nulla. Vi giuro non ci sto capendo. Come faccio ad uscire dal quadrato? Provo in questo modo. Ok, abbiamo una piccola jump. Ovviamente non riesco ad uscire. Non si possono usare super che spaccano e cavolate varie. Aspetta un attimo, mi teletrasporto. Vai così, vai così. E mi sono ritrovato da quest'altra parte. Cavolo, è complicato. È molto complicato. Non ho mai visto un minigioco del genere, neanche quelli fatti da Nick. Magari pro... Aspetta, questo qui mi sa che già l'avevo preso. Sì, sono un pirla, un grande pirla, perché sto perdendo tempo e man mano si avvicinerà la nube tossica. Magari andando da questa parte, teletrasporto verde. Niente. Raga, raga, ma li sto prendendo tutti. Sto prendendo tutti i teletrasporti possibili ed immaginabili. Dai che provo da quest'altra parte. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. No, raga, secondo me sono in alto mare, perché non basta una sola cosa, ma secondo me servono una serie di combinazioni. Oh, scusami, 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 scusami. Cosa succede se distruggo queste cassette? Come previsto, assolutamente niente. C'ho solamente 2 power up in più. La nube continua ad avvicinarsi. Magari di qua c'è qualcosa. No, cosa? Guarda, guardate qui. C'è una croce. C'è una croce, ma che effettivamente può essere anche una freccia. Aspetta un attimo, cosa succede se prendo danno di qua? Assolutamente niente. Magari provo ad andare da... Cioè, forse devo morire di proposito? Non lo so. Scrivete qui sotto nei commenti se voi avete trovato la soluzione, perché io sono molto in difficoltà, sono sincero. Sono molto molto in difficoltà. Ormai la nube tossica si è avvicinata tantissimo, quindi conviene che ci facciamo killare. Però tecnicamente forse c'è uno spazio vuoto di qua nei lati, perché io non ho controllato per bene i lati. Niente, vabbè, mi faccio killare dalla nube tossica. Perché c'è una croce slash freccia al centro? Non so niente. Ha messo pronto e quindi dobbiamo andare di nuovo in partita, perché per ora ovviamente non ci può dare indizi. Io cosa cavolo devo fare? Come faccio? Dai, 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 per favore, per favore. Come devo fare? Cioè, vi giuro, raga, sto proprio in alta marea. Cioè, non ho proprio la minima idea di come possa fare. I teletrasporti li ho presi tutti. Cosa succede se provo a distruggere di qua? Niente. Magari posso sfruttare il brawler Mortis, che grazie a qualche bug può tipo superare il muro. Non lo so. Oppure devo fare un percorso nello specifico. Adesso jumpo di qua, poi prendo questo teletrasporto di qua. Mi curo, ma non serve a niente. Aspetta, aspetta, aspetta. Questo qui mi sa che non l'ho mai preso, non ricordo. Uno e siamo qui. Provo ad andare. No raga, è impossibile, vi giuro che è impossibile. Provo ad arrabbiarmi un pochettino. Può essere che ci darà un miglior suggerimento, non lo so. Aspetta, ma
io tecnicamente posso uscire dal quadrato facendomi killare. Cosa succede se... cioè, morendo, tecnicamente sono uscito dal quadrato. Vediamo se accetterà una roba del genere. Ok, gliel'ho scritto. Niente, non gliene è fregato proprio nulla di quello che ho scritto. Indizio: non ti ho limitato la scelta dei brawler, pertanto ti dico che il brawler che può aiutarti è un cromatico. Potrei usare Gelindo e saltare con la sua jump, però mi ha appena scritto: ricorda, no super o gadget che distruggono, saltano, teletrasportano. Ho provato a selezionare Buzz perché tecnicamente Samar ha detto che non posso spaccare, distruggere o teletrasportarmi. Però ricaricandoci la super con Buzz, visto che lui può grapparsi ad un oggetto, se mi avvicino da qualche parte, magari qui infatti ci sono dei tronchi, cosa succede? Che esco all'esterno! Non ci credo! Non ci credo, ci sono riuscito! Guarda qui, sono fuori e infatti Samara si è arrabbiata! Samara si è arrabbiata! Mi ricarico di nuovo la super, entro dentro a mio piacimento, me la ricarico di nuovo e me ne posso andare di nuovo. Qui non ce la faccio, ok? Esco di nuovo fuori e ho completato anche questi escape room! Lei scrive puntini, puntini, puntini. Va bene, sei rimasta senza parole, vero? Quando sarai con me ti farò rimanere senza corde vocali e te le farò mangiare. Mamma mia, Samara, quanto sei esagerata! Ottimo! Abbiamo finito? No. Terza sfida: arrivare alla fine del percorso entro un minuto e mezzo. Io ti darò fastidio. Non dovrai morire. Hai solo due possibilità. È appena partito il timer. Sono prontissimo. Solamente un minuto e mezzo e devo arrivare alla fine del percorso. Dai, muoviti. Guarda, guarda che mi dà fastidio Samara. Non ci credo. A corvo e continua ad avvelenarmi. Devi stare attento, Kazu. Devi stare attento. Faccio in questo modo. Per poco l'ho scansato. Si continua ad avanzare. Deve essere tutto veloce. No, attenti che ci killa. Non ci credo, raga, guardate qui, ho pochissima vita. Ho davvero, per forza, gadget. Per fortuna ero immune. Niente, mi ha killato. Ma io ci riprovo. Questa volta gioco con il carissimo Mortis che mi... Guarda, infatti già mi riesce a colpire molto di meno con Mortis rispetto a Maxine e siamo già molto più avanti. Aspetta, ok, me lo scanso in questo modo, faccio così. Perfetto, guarda che non mi riesce a colpire. Non mi riesce a colpire per niente. Mamma mia, Mortis è una garanzia. Sotto questi aspetti Mortis è davvero una garanzia. Ormai si è perso. Sono in un bivio. Ok, questa qui deve essere per forza la fine del percorso, perché di qua ci sono le casse. E ce l'ho fatta. Sì che ce l'ho fatta. Let's go. Cosa succede se però provo ad andare da questa parte? Ok, non c'è niente e riesco a portarmi a casa la sfida. Sì, abbiamo finito. Appena scritto una parola in arabo ed è uscita. E ho appena provato a tradurla e vuol dire maledizione annullata. Quindi anche Samara è stata battuta. Mi raccomando, inserite il codice caso in fondo al negozio se volete la mia amicizia. Ciao e buon Halloween.